Ezio Bianchi, che è assessore alla scuola, formazione professionale, università, ricerca e lavoro, accidenti, regione Emilia Romagna, no, la provincia di Milano ne hanno di anche più lunghi, sono anche 10 righe, sono terribili da leggere per le conclusioni e naturalmente un intervento su quanto è stato detto. Dice accidenti, lei quando legge le deleghe, pensate a me. Prima il sindaco, citando Lucrezio, ci ricordava la necessità di conoscere le cause al plurale delle cose. Allora, ascoltando le riflessioni di stamattina e leggendo le cose di ieri, mi sono venuti diversi pensieri che vi ripropongo. Il primo pensiero è questo. In un momento così straordinariamente difficile per la vita del paese, in un momento così difficile per le persone, cioè il momento in cui cresce la disoccupazione, cresce la sottooccupazione, cresce anche lo smarrimento, ha senso parlare di benessere del lavoro nelle pubbliche amministrazioni? Il paese sta soffrendo, torna anche sotto forme diverse quello spettro di povertà che pensavamo di aver lasciato alle spalle. Ha senso parlare di benessere? Ha senso legare il lavoro al benessere? E più ascolto e più ci penso e più penso che sia giusto. Bisogna farlo, perché quando un paese è confuso bisogna avere dei punti fissi. Quando un paese è spappolato bisogna avere dei punti di aggregazione e tornare a parlare di lavoro in questo momento è assolutamente necessario non solo per i singoli ma anche per quell'insieme che continuiamo ostentatamente, forzosamente, difficoltosamente a chiamare paese Italia. Bisogna tornare a parlare di lavoro. Bisogna tornare a porre non il lavoro, ma la dignità del lavoro al centro della nostra attenzione collettiva. Guardate, una cosa che io dico sempre, e quindi ve la ripeto, si pensa che siamo confusi perché c'è la crisi. Invece non è vero, c'è la crisi perché siamo confusi. La crisi, il sentimento anche psicologico di crisi, la depressione dei cuori, delle anime, delle teste nasce dalla confusione che abbiamo nei nostri valori di riferimento. Nel momento in cui il lavoro e la sua dignità è uscito dal nostro orizzonte, sostituito da mille luci lucine, noi ci siamo confusi e abbiamo perso il nostro punto di riferimento. Lavoro vuol dire dignità del lavoro, che non vuol dire un lavoro qualsiasi, non vuol dire neanche un modo qualsiasi di fare un lavoro. Vuol dire ripristinare l'idea che un lavoro è un modo per generare ricchezza. Ma la ricchezza, come diceva Smith, la ricchezza della nazione. Cioè l'idea che io col mio lavoro do un contributo ad un'azione collettiva. Non è soltanto un fatto di soddisfazione individuale. Non è soltanto la ricerca di un piacere individuale, è la capacità di costruire. Guardate, ci sono dei momenti nella storia difficilissimi, complicatissimi, che sono i momenti della ricostruzione. C'è stata una guerra, c'è stata una devastazione, c'è stato un momento in cui tutto sembrava perduto, eppure in quei momenti, l'avete sentito anche voi nelle narrazioni dei nostri vecchi, c'era questa idea incredibile, sto lavorando per, sto ricostruendo. Allora perché parlare di benessere e nelle pubbliche amministrazioni è così importante oggi? Perché abbiamo confuso il senso del lavoro, ma anche il senso di pubblica amministrazione straordinariamente confuso. Credo che non sia mai stato così basso nella percezione collettiva la dignità del lavoro di chi lavora in una pubblica amministrazione. C'era una riflessione che nasceva prima che era interessante. Certo, io ho apprezzato molto l'intervento del ministro Brunetta e del professor Brunetta. Non so se sono la stessa persona. Ascoltando il suo testo ogni tanto mi sono confuso e ho pensato che fossero due gemelli che parlavano ognuno per conto loro, ma è un'altra storia. Perché in Emilia-Romagna molte di queste cose sono già state fatte? Perché in Emilia-Romagna
il sindaco Pichi lo diceva bene, ma anche nei nostri ospedali questa cosa l'abbiamo già fatta. Cioè, perché in Emilia Romagna abbiamo cercato sempre, con tanta attenzione, a volte maniacale, di ragionare sul benessere delle persone che lavorano nella pubblica amministrazione come elemento, quasi indice, di una pubblica amministrazione che aveva degli interessi collettivi? Perché in Emilia Romagna il lavorare nel settore pubblico ha sempre avuto il significato non di una fuga dalla responsabilità, ma la capacità di un'assunzione di responsabilità collettiva. Perché le pubbliche amministrazioni in Emilia Romagna erano emblema di una capacità civica in cui la pubblica amministrazione interpretava il bisogno di una comunità di crescere. E allora, nel momento in cui la pubblica amministrazione aveva una funzione valoriale nei confronti della sua comunità, l'attenzione per quell'amministrazione diventava importante e anche i cittadini si rivolgevano alla pubblica amministrazione non come ad un nemico, ma come un pezzo importante della sua crescita. Ci sono anche dei valori collettivi. Io ho apprezzato molto le riflessioni di oggi sulla capacità di creare un clima all'interno dell'amministrazione. Ma se noi non recuperiamo il valore dell'amministrazione nei confronti della comunità, continua a essere tutta una questione di tecniche interne, tutta una questione di valori interni, tutta una questione di capacità di trovare un funzionamento per una macchina che risulta sterile. Bisogna ritrovare il senso della pubblica amministrazione per la comunità. E dato che la comunità si chiama Stato, e lo Stato è non solo perché c'è l'amministrazione centrale, ma perché ci sono le regioni, perché ci sono le province, perché ci sono i comuni e tutti insieme costituiscono lo Stato, la riconquista di un senso dello Stato torna a essere il punto cruciale di tutta la partita. Da una parte il benessere. È vero, c'è questa forte riflessione sul well-being al posto del wellness, la riflessione che Amartya Sen faceva nei confronti del dibattito di Harrow. Ogni tanto scappa anche da me il mio fratello che faceva il professore di economia. Però c'è anche un altro tema, sta tornando moltissimo nel dibattito economico il termine addirittura di happiness, cioè il termine proprio di felicità collettiva, e quindi quel ritorno, se volete, illuminista all'idea del ritrovare il senso degli obiettivi comuni di una società. Allora, quali possono essere gli elementi di happiness oggi di una società? Uno, la identificazione di una comunità locale, parte di una comunità più ampia, che garantisca la sicurezza, non soltanto la sicurezza, diciamo, militare, ma anche la sicurezza delle persone, degli animi, che ne curi sicuramente la salute, non solo la salute fisica, ma anche la salute psichica, che sia addirittura capace di preoccuparsi della salute prima che questa diventi malattia, e quindi che sia capace di anticipare nella vita della comunità tutte quelle attività che noi rischiamo altrimenti di vivere sempre soltanto nell'ultimo stadio, cioè quando i vasi sono rotti. In questo elenco di beni pubblici ci sta anche la scuola? Beh, guardate, se la felicità sociale è composta di beni privati e beni pubblici, cioè di beni che costituiscono la natura stessa di quella comunità, c'è da domandarsi se la scuola sia un bene pubblico, se, cioè è una cosa che fa parte della nostra identità, se è una cosa che fa parte del nostro vivere collettivo, se è una cosa che fa parte della identità collettiva, ma anche di quel investimento che insieme facciamo per accelerare il sistema. In Emilia Romagna abbiamo sempre interpretato la scuola come un bene pubblico. Abbiamo sempre interpretato la scuola come un pezzo di pubblica amministrazione fondamentale per lo sviluppo dei cittadini. E poi certo, legato a tutto questo c'è anche tutto il pezzo di scuola che va verso l'università e il pezzo di scuola che va verso la formazione e il lavoro. Alla pubblica amministrazione erano affidati non soltanto la gestione dei singoli servizi, ma se chiamiamo pubblica amministrazione questa funzione complessiva ha anche la capacità di identificare i beni pubblici, il modo con cui si amministrano, come in una realtà locale diversi pezzi vanno assieme. Questo implicava un'autonomia
E ricordo che in Emilia Romagna negli anni 50, me lo ricorda il sindaco Pighi, qui è nata la Lega delle Autonomie Locali come rivendicazione di un'autonomia istituzionale in cui accanto al benessere dei singoli veniva dato ai comuni, alle province, alle autorità locali e anche lo sguardo per poter risolvere i problemi di bene collettivo. Quando si parla di benessere, il bene, il modo di stare, il well-being, per tradurlo, dei singoli deve necessariamente essere accoppiato con il welfare come sistema di gestione dei servizi alle persone, ma anche con questa visione di felicità sociale che è la capacità di proiettare nel futuro la nostra capacità di agire attuale. Perché altrimenti è chiaro che lo stress nasce. Lo stress può nascere nel momento in cui la tua situazione attuale non ha futuro, in cui la tua situazione attuale ha da una parte delle dichiarazioni che non corrispondono con la realtà. Nasce nel momento in cui non capisci il perché stai lavorando e nasce nel momento in cui tu introfletti nei rapporti fra le persone quelli che in realtà sono problemi collettivi e sociali. Bisogna recuperare questa dimensione collettiva e sociale. Il lavoro non è soltanto un fatto individuale. Il lavoro non è soltanto la capacità di generare soddisfazione per se stessi e anche un reddito individuale. È la capacità di far crescere un paese. C'è una funzione di benessere individuale che tiene solo se c'è una funzione di benessere collettivo. In questo c'è un problema di autonomie. Non di autonomie dichiarate, di autonomie praticate. Si fa presto di autonomia dell'università, e qui guardo il rettore, dicendo le università devono essere autonome, quando poi non solo vengono meno le risorse, ma si è nel caos normativo. Si fa presto a dire bisogna realizzare il futuro, quando per gran parte delle persone che sono dentro il sistema universitario il futuro non arriva neanche a domattina. Io credo che sia fondamentale che la Fondazione Biagi lavori su questi temi. Noi abbiamo un bisogno straordinario di riporre al centro della nostra attenzione il lavoro, la dignità del lavoro, ma anche l'azione collettiva che trasforma il lavoro in ricostruzione del paese. C'è un bisogno di ricostruire il paese. Non è un problema neanche di sapere, non voglio neanche sapere dove stanno le colpe, non stiamo cercando colpe. Stiamo cercando la causa delle cose. Il cammino è stretto, perché purtroppo tutte le strade del riformismo sono strettissime. I riformisti possono anche essere soli, come sappiamo. Però l'unica maniera per farlo è ridare il senso alle parole. Benessere vuol dire capacità di essere, di ritrovare se stessi, di ritrovare il senso della propria vita. Questo deve essere fatto insieme, perché questo è il senso della nostra comunità. Grazie. Grazie. Grazie a Patrizio Bianchi che ci ha portato all'economia delle relazioni interpersonali, delle capacitazioni di amarti a sé. Io temo che non l'Italia ma il mondo stia andando in una direzione molto, molto diversa e il suo allarme è reale, si vede nelle giovani generazioni la perdita del senso del lavoro perché è stata persa. È stato perso il significato collettivo dell'atto di lavorare, del significato di lavorare.